I would like to speak today about what is sometimes called the five daily reflections. Oggi vorrei parlare delle cosiddette cinque riflessioni quotidiane. And there is a text in Burma. We often recited it, and I kind of learned it to recite it in Pali language. E ho imparato a recitarle in lingua Pali. But we can also look at it in English. Ma possiamo anche osservarle in inglese. I do not recommend these reflections when you are in a very depressive mood. Non consiglio queste riflessioni quando ci troviamo in uno stato depressivo forte. But here it what it does is it asks us to see and reflect in a realistic way without illusions. Ciò che queste riflessioni fanno è di farci osservare in un modo veramente realistico, senza illusioni, ciò che è. And that's not always pleasant. E non sempre piacevole. And we often avoid it. Molte volte cerchiamo di starne alla larga. But when we practice vipassana, we can less and less avoid looking at certain truths. And here we even don't do it in a only reflective way, but also in a way that we call intuitive wisdom, by observing directly. Ma praticando vipassana ci portiamo ad osservarle sempre più, non solo in un modo intellettuale, ma anche in a wisdom intuitive, ma anche in un modo più intuitivo. That means observing directly. Che significa osservare direttamente. So we are not thinking about something, we are seeing directly. Non pensiamo a qualcosa, ma lo osserviamo direttamente. But here we have to do with reflections, and to reflect means also to think about, and not just superficially think about something, but to connect it with experience that we already have. E qui abbiamo a che fare con le riflessioni, e riflettere significa non solo pensare a qualcosa, ma anche collegarlo con le esperienze che abbiamo. The Buddha speaks of three, sometimes four, so-called vipalassa. It's not vipassana, it's vipalassa. Il Buddha parla di tre, a volte quattro, cosiddette vipalassa. And that means to actually distortions, to see something in a distorted way. Che viene tradotto con distorsioni, cioè vedere qualcosa in un modo distorto. It means perception is distorted. Significa che la percezione è distorta. When we perceive something in a distorted way, we start thinking about it in a distorted way, and that leads to distorted views. Quando percepiamo qualcosa in modo distorto, iniziamo a pensare a questa cosa in modo distorto, e questo conduce ad un uso distorto di questa cosa. The first is to see as permanent what is not permanent. Il primo è vedere una cosa permanente quando in realtà non lo è. Okay, so we perceive it as permanent, and then we think it is permanent, and then we have a view of permanence. Quindi lo percepiamo come permanente, pensiamo che sia permanente,
e abbiamo una visione della permanenza. The second is to see something as satisfying that ultimately is not satisfying. Il secondo è vedere un qualcosa come soddisfacente, ma che in realtà alla fine non è soddisfacente. And the third is to see someone or oneself as having a permanent self and being under control of things, when it is actually not so. E il terzo è vedere se stessi o qualcun altro come un sé permanente di cui si può essere in controllo, quando in realtà non è così. Sometimes the fourth is also mentioned, and just to make it complete, to mention that, to see what seems to be beautiful as but if one looks closely, it is not beautiful. E citiamo anche il quarto, che è il vedere qualcosa come bello, anche se poi osservandolo da vicino in dettaglio non è così bello. Body of human being can seem beautiful, but if you look in detail. Il corpo umano sembra bello, ma quando poi lo si guarda in dettaglio. A pimple here, a pimple there. Brufoletti qui e là. Of course we try to make it beautiful, make it seem beautiful. But that's not the topic of today. Certo, cerchiamo di farlo sembrare bello, ma questo non è l'argomento della serata. Actually, these daily reflections, it's more on a reflecting level, pointing to some of those truths that have been mentioned before. I want to start with the first one. E le riflessioni di stasera portano alle verità che sono state citate prima. Iniziamo con la prima. First reflection goes like this. I am of the nature to age. I have not gone beyond aging. La prima riflessione dice faccio parte la mia natura è quella di invecchiare. Non ho superato lo stato dell'invecchiamento. So, let us look at that. Actually, aging starts not with some high age, it starts already with birth. Osserviamolo da vicino. Il fatto di invecchiare non inizia a una certa età, ma inizia alla nascita. Aging is something that cannot be stopped, it simply happens. Invecchiare è qualcosa che non può essere fermato, avviene semplicemente. But often we rather see it in others. Often we see it in others. Spesso lo osserviamo negli altri. You have seen someone not for a year and then after a year. Quando non vediamo qualcuno per anni e poi lo rincontriamo, lo possiamo notare. Actually, I come here just once a year, so who knows what people think. Ad esempio, io vengo qui solo una volta all'anno, quindi la gente può notarlo su di me. Or we may have friends who are already in the 70s or even more and find out, they start to forget things. Ho anche amici che hanno sulla settantina o più e iniziano a dimenticare le cose. But actually it's not just others, it's also us. Ma la verità è che non è solo negli altri, ma succede anche in noi. And
It is something we try to work against, to keep the body healthy, to use maybe a skin cream that is against wrinkles. E nella nostra quotidianità cerchiamo di lavorare contro questo fatto, mantenendo il corpo sano, magari utilizzando delle creme particolari contro le rughe. I mean, that's all fine and it's good to take care of the body, of course. Va tutto bene, fa bene prendersi cura del corpo. But here, to some of these reflections, the Buddha also points to an extreme that can happen and that seemingly already happened at the time of the Buddha. Ma il Buddha, riguardo a questi argomenti, cerca di portare la visione su degli estremi. So he speaks of people who are subject, what he calls the distortion of the being obsessed with youth. E il Buddha cita queste persone che sono ossessionate dall'essere giovani. And we may also know such people. They may be 70, but try to be like 17. E magari noi stessi conosciamo persone del genere che potrebbero avere 70 anni, ma ancora cercano di averne 17. Being 17. Obsessed with trying to be as young as possible and stay young. Ossessionati con il cercare di essere il più giovani possibile e rimanervici. So, thinking of aging is something that's not so pleasant. We may not like to think about that as something that is also regarding ourselves. E pensare all'invecchiamento non è una cosa così piacevole, specialmente pensare al nostro proprio invecchiamento. Or we may be in an age where we think, oh, well, aging comes later. Magari un nostro pensiero è sì, invecchieremo poi. And aging is also not, we don't have to see it as something negative, it's just as a something realistic. Ma non dobbiamo vedere l'invecchiamento come un qualcosa di negativo, è semplicemente un fattore realistico. There are also beautiful aspects going along with aging. Ci sono anche degli aspetti belli, positivi, collegati all'invecchiare. However, the body more and more at some point also has to more and more disintegrates. E allo stesso tempo il corpo un po' alla volta arriverà alla sua disintegrazione. My mother is far above 80. Mia madre ha 80 anni compiuti. And she needs help for many hours a day. So there are people coming who are helping her. Ha bisogno di aiuto per molte ore durante la giornata e delle persone vengono ad aiutarla. And once a young, beautiful woman was there with black hair, and my mother, in her youth, she looked very beautiful and had black hair. E un giorno, una volta, c'era questa ragazza molto bella con i capelli neri e mia madre in gioventù aveva i capelli neri ed era molto bella in quella fase della sua vita. But now her hair is gray and she's looking really old. Ma adesso i suoi capelli sono grigi e il suo aspetto è molto vecchio. So she said to this young woman, like you, I also have looked like in the past. Così disse a questa giovane donna. Anch'io avevo il tuo stesso aspetto nel passato. But this young woman was not very amused to hear. E questa giovane donna non era molto felice di ascoltare questo.
Because what does it say implicitly? Perché questo implicitamente dice molto. Mm-hmm. Anyway, so reflecting, I am me too. I am of the nature to age. I have not gone beyond aging. Quindi riflettere personalmente su questo. Anch'io sono sotto l'effetto dell'invecchiare, non ho ancora trasceso l'aspetto dell'invecchiamento. The second reflection that is given here, and actually you can find it in the Anguttara Nikaya. La seconda riflessione che si può trovare nell'Anguttara Nikaya. And it goes like this. I am of the nature to sicken. I have not gone beyond sickness. La mia natura è quella di ammalarmi. Non ho ancora trasceso il fatto di ammalarmi. Okay, so my doctor said, don't reflect this too much. Il mio dottore mi dice, non riflettere su questo troppo a lungo. So, and it doesn't mean that we are painting everything in black. E non significa che vediamo tutto nero. Or that we think, oh, I will get sick, and then we get sick. It's not about that. O che iniziamo a pensare, ah, mi ammalerò, e poi ci ammaliamo. Non è affatto questo. It's more in a sense to reflect about this body. We got this body, we live with this body. And we probably have enough experience already to feel how delicate this body is and how vulnerable the body is. È proprio più una riflessione fatta riguardo al corpo che ci è stato dato, viviamo con questo corpo e probabilmente abbiamo già fatto esperienza di quanto fragile e delicato può essere, e quindi considerare questo corpo e il suo valore. So it needs the right temperature, not too cold, not too warm. It needs the right food, and so on. Ha bisogno di una temperatura corretta, non troppo fredda, non troppo calda. Ha bisogno di un cibo appropriato, e così via. And we may live in a way that is caring of the body and live in a healthy way, but still one cannot avoid at times to get sick. E probabilmente già viviamo in un modo salutare che si prende cura del corpo, ma nonostante questo non si può impedire ogni tanto alla malattia di presentarsi. Eat healthy food. Avoid things that are unhealthy to the body, but still I see that the immune system is well developed, still sickness can happen. Si dice che mangiando cibo salutare si possono evitare situazioni non salutari al corpo, e probabilmente il sistema immunitario è ben sviluppato e alto, ma nonostante questo le malattie possono svilupparsi. So here the Buddha is mentioning a second kind of obsession, and he calls it the obsession with health. E qui il Buddha cita il secondo tipo di ossessione, che chiama l'ossessione dell'essere in salute. So in the sense of an extreme, not in the sense that one should not take care of one's health. E cita questo non per dire che non bisogna prendersi cura di noi stessi, ma proprio per citare il caso estremo. But maybe we can relate to this as an obsession. E possiamo riferirci a questo come un'ossessione. And especially when still something happens, sickness happens, then one even may think, oh, well, I did something wrong, or blames the outside. E quando qualcosa succede potremmo ritrovarci a pensare, ah, ho fatto qualcosa di sbagliato, oppure prendercela con qualcosa al di fuori. There was once a woman
who practiced yoga and she meditated and she tried to live as healthy as possible. And once she entered the meditation room after the meditation group and came up here, not here, it was in Austria, and said, I have meditated, I have done yoga, but I got sick and my mother died. As if we are, as if we would be the people who are schuldig, guilty. E ricordo di questa donna che praticava yoga, meditava quotidianamente, aveva uno stile di vita molto sano e un giorno in Austria venne da me dopo la meditazione e disse: ecco, pratico yoga, medito tutti i giorni, eppure mi sono ammalata e mia madre è morta, come se noi insegnanti di meditazione dovessimo sentirci in colpa per questo. I never said when you practice this you will never get sick and nobody will die. Non ho mai detto che se pratichi questo non ti ammalerai mai o vivrai per sempre. But I heard also from a Sri Lankan monk that even in a Buddhist country people think when they go to meditate, then having this unconscious thought that then sickness or death will not arrive. E ho sentito anche da un monaco in Sri Lanka che in molti paesi buddisti c'è questa credenza, questo pensiero che se si medita non ci si ammala e non si muore. So, the third reflection. I am of the nature to die, I have not gone beyond dying. La terza riflessione è: la morte è nella mia natura, non ho ancora trasceso la morte. And it's interesting, at the end of the reflection the Buddha says one should frequently recollect these reflections. E alla fine di questa riflessione il Buddha puntualizza che bisognerebbe frequentemente ritornare a questa riflessione. Do we think about this frequently, that life is not endless? Pensiamo frequentemente che la vita non è per sempre? It may be worthwhile from time to reflect it, about it. Magari vale la pena di tempo in tempo riflettere su questo. And not just reflect in that way that it that death is meeting only other people, but it also can meet oneself. E non solo riflettere sul fatto che la morte verrà incontrata da altre persone, ma anche riflettere su questo riguardante noi stessi. So, death also means to say goodbye. Morire significa anche dire addio. To say goodbye to this body. Dire addio al corpo. To part from the knowledge that we may have accumulated. Di separarci dalle conoscenze che abbiamo raccolto nella vita. To part from people that are close to us or that where we are feel connected. Separarci dalla gente che abbiamo vicino con la quale ci sentiamo connessi. To maybe part from a certain place that is very known and close to us. E magari separarci da un luogo che è ben conosciuto e che ci sta a cuore. It would be important to be able to reflect about death and not necessarily get depressive or have big fear,
And for that, meditation is actually a very good preparation. E è importante pensare a questo, ma non con paura. E, per questo la meditazione è una buona preparazione. Because what we learn in meditation is also learning to let go. Perché una delle cose che impariamo attraverso la meditazione è il lasciare andare. Yeah. Maybe it takes some time, but that's a very, very important part of meditation practice. Potrebbe volerci del tempo per questo, ma è una parte molto, molto importante della pratica di meditazione. And to let go can also be something really relieving. It doesn't have to make us fearful. E il non attaccarsi, il lasciare andare, può essere qualcosa che dà molto sollievo, non per forza deve farci paura. Oh. When I ordained as a monk and I really loved my hair, and then they cut it and it falls into some white cloth. Oh, my beloved hair! Quando mi sono ordinato come monaco, ero molto attaccato ai miei capelli e poi li ho visti cadere su un panno bianco e mi sono detto: oh, ma i miei amati capelli. But it was not like that, it was the sense of relief. Ah, it's beautiful to really make that step and let go. Ma è stato anche un senso di grande sollievo, veramente bello questo senso di lasciare andare. So, it's just more in a symbolic way, but one can feel that. Era un'azione simbolica, ma anche lì si è potuto sentire questo. So reflecting about death is kind of to prepare oneself. Quindi riflettere circa la morte serve un po' a prepararci. But it is also to appreciate life. Ma è anche un modo per apprezzare di più la vita. And maybe also to appreciate where we think, well, that's just normal to us. È anche un modo per apprezzare quello che è magari semplicemente normalità per noi. Maybe also appreciate to live in a country that is peaceful, that is relatively affluent, and where we have quite an open society. E magari anche apprezzare il fatto di vivere in un paese che è relativamente pacifico e affluent, benestante, con una buona struttura sociale. Yeah. And also where we may have some the possibility to here and practice Dharma. E anche in un paese dove abbiamo la possibilità di ascoltare e praticare il Dharma. So, in order not to just live careless day by day and letting the days pass careless. E questo può servirci proprio per non lasciare che i giorni passino senza cura. As if we would have time endless. Come se noi avessimo un tempo infinito. So this reflection about death can be helpful in that sense that we may also reflect what has really worth for us, what has value for us in life. Questa riflessione sulla morte può anche aiutarci a riflettere su ciò che ha valore per noi. And I know from people who were really confronted with death, maybe because of sickness,
who relates that then it was really clear what is of value and what is important. E anche ascoltando le testimonianze di persone che si sono trovate molto vicino alla morte, veniamo a sapere che in quei momenti avevano molto chiaro ciò che aveva valore nella vita. Mm-hmm. And actually this is also happening sometimes in retreats that we maybe not consciously but somehow start reflecting about what is of value in our life. E spesso anche nei ritiri può succedere questo, magari non consapevolmente, ma spesso iniziamo ad osservare ciò che ha valore nella nostra vita. Okay. And this is often not, there's often not the space for it because of the business of our lives. E spesso nella nostra vita non abbiamo spazio per questo perché siamo così indaffarati. So this is why the space of a retreat can be on many levels so precious. Ecco perché lo spazio che si crea in un ritiro, secondo diversi aspetti, può essere così prezioso per But noi. It also needs some inner work to let go of these businesses of daily life here and not chew on them relentlessly. Ma c'è bisogno anche di un piccolo sforzo di volontà da parte nostra per lasciare andare a tutti questi impegni quotidiani e non continuare a masticarli nella mente, a dargli spazio. So that in an organic way this space can open. Di modo che naturalmente questo spazio si possa aprire. Okay. There, at the time of the Buddha, there was a wandering monk. Al tempo del Buddha c'era un monaco viandante. Of some other religion, it was not a Buddhist monk. Non era buddista, era di qualche altra religione. And he met the Buddha and gave a statement to the Buddha. E incontrò il Buddha e affermò. And he said, everyone, all human beings fear death. E disse, chiunque, qualsiasi essere umano, sente la morte. And the Buddha replied, no, that's not true. Some beings, they fear death and some don't fear death. E il Buddha rispose, no, non è vero, alcuni esseri sentono, percepiscono la morte, altri no. And ah, fear, ah, hanno paura. Okay. Yes, yes. I thought feel. No, no, fear are very important. Yeah. So, some people fear death, some quindi people l'affermazione don't. Era, tutti gli esseri viventi hanno paura della morte. E il Buddha disse, no, non è vero, alcuni ne hanno paura ed altri no. So, which people fear death? Quindi, chi ha paura della morte? He said, people who are attached to their body fear death. E lui disse, le persone che sono attaccate all'idea del corpo hanno paura della morte. He said people who are attached to sense desires fear death. Disse la gente che ha attaccamento verso i desideri sensoriali ha paura della morte. He said people who have not done a lot of wholesome things fear death. E disse la gente che non ha compiuto molte azioni salutari nella vita sente paura della morte. And then he said people who are perplexed about the laws of nature fear death. E poi disse le persone che
hanno paura, sono perplesse riguardo le leggi della natura, hanno paura della morte. Or to say it word by word, he used the word who are perplexed about the Dharma. O lui utilizzò questo termine, le persone che sono perplesse riguardo al Dharma. And then he said, those people have no fear of death, those who do not, who are not identifying with the body and attached to the body. E poi disse, le persone che non hanno paura della morte sono quelle che non si identificano con il corpo, che non ne sono attaccati. And those who are not attached to the senses and sense desire. E le persone che non sono attaccate ai sensi e ai desideri sensoriali. And those who have done a lot of wholesome things. E le persone che hanno fatto molte azioni salutari. Mm. And those who are wise. E quelle sagge. Mm. They also do not fear. Anche queste non hanno paura della morte. So being attached to the body is one aspect. Quindi l'attaccamento al corpo è uno degli aspetti. And well, we can observe this on different levels. It starts when there are pains. E possiamo osservare questo in diversi strati. Possiamo iniziare ad osservarlo quando ci sono dei dolori. And how quick there is this identification of my pain. E come velocemente ci identifichiamo con il mio dolore. Something interesting can happen in meditation when it's quite progressed, that there can be also an experience of there is pain, but it's not my pain, it's just there. E quando la meditazione è avanzata, si può anche avere questa esperienza di sentire il dolore, ma non riconoscerlo come il mio dolore. Mm. Semplicemente osservarlo. Not in the sense of pushing it away, but to see this body also as some empty phenomena. E quindi non nel senso di scacciare il dolore, ma semplicemente osservare questo corpo come un fenomeno a sé. Okay. And then, well, you may think, okay, this body, maybe the next is better. E dire, vabbè, questo è il corpo che ho, magari il prossimo che mi capita sarà meglio. Or be amazing, it would be nice to keep it. Oppure sarebbe bello continuare a tenere anyway, questo. Vast is this area, the second area the Buddha here points to, and it's attached to the senses, and we are beings who have these senses, and through senses we are connected with the world. Ed è molto vasto anche il secondo argomento che il Buddha definisce relativo ai sensi. Noi siamo esseri che si relazionano al mondo attraverso i sensi. So letting go of sense impression means also letting go of the voice of your children, or letting go of the view that you have when you look out of your window. Quindi lasciare andare alle sensazioni sensoriali significa anche lasciare andare, non far caso alla voce dei vostri figli o al paesaggio che si vede dalla finestra. That means letting go of what is our little world. Significa lasciare andare a ciò che è il nostro piccolo mondo. So in this sense we also train that to some extent just by coming to retreat and say for some time goodbye to
our usual known world. E quindi alleniamo un po' il non attaccarci alle, ai sensi, venendo in un ritiro e salutando per un po' ciò che fa parte del nostro mondo abituale. Mm-hmm. Well, there could be said a lot more about these, the third point is those who have done wholesome things can go easier. Potremmo anche spendere del tempo parlando del terzo punto che si riferisce alle persone che hanno fatto cose buone, per le quali è più facile. Oh, a teacher of mine in Sri Lanka, he spent every Wednesday and Tuesday at the local hospital, just went there to speak with sick people, to be there with people who are close to death. Il mio insegnante in Sri Lanka ogni mercoledì e giovedì andava all'ospedale pubblico semplicemente per parlare alle persone che si avvicinavano alla morte, per essere lì con loro, presente. And the rest of the time he was in the meditation center. Il resto del tempo lo passava nel centro di meditazione. He would sometimes relate about what happens with people close to death. E spesso citava ciò che potrebbe che succede a queste persone vicine alla morte. And he would speak about how often old wounds would surface. E raccontava di come molto spesso vecchie ferite venivano in superficie. People get weaker. It is not possible anymore to keep them down. E di come le persone si indebolivano, non era più possibile tenerle a bada. Often sense of guilt and remorse arises. E spesso un senso di colpa e di rimorso sorge. So a sense of forgiveness is important. Quindi è molto importante coltivare un senso di perdono. And he would also remind them that they have done probably also a lot of good things. E ricordava queste persone che probabilmente nella loro vita avevano fatto molte buone cose. It's an interesting thing that in meditation practice the same can happen. È interessante vedere che lo stesso può succedere durante la pratica di meditazione. And that's very important because then we don't have to wait until death. E questo è molto importante perché così non dobbiamo aspettare di essere sul punto di morte. We can kind of clear our heart of this stuff. Possiamo ripulire il nostro cuore da queste cose. And this happens because we start to be less controlling. Start to open, there arises some space and these things can surface. E questo succede perché un po' alla volta c'è sempre meno controllo, quindi si crea più spazio e le cose possono venire a galla. And then what it needs is actually just two things. It's a presence of mindfulness and it's benevolence. E poi ciò di cui c'è bisogno sono semplicemente due cose, una presenza consapevole e benevolenza. No need to understand everything, no need to just give it the space. Non c'è bisogno di capire tutto, semplicemente lasciamo spazio, diamo spazio. So there is a phase in the practice that is quite advanced. I mean, it's called the knowledge of reflection. C'è una fase piuttosto avanzata nella pratica che viene chiamata la conoscenza della riflessione.
People have already done wonderful practice, maybe for months. La gente, il meditante, potrebbe aver fatto una bellissima pratica forse già per un mese. And purified the mind quite a lot. E aver purificato la mente parecchio. And then with this certain sensitivity arises, and maybe even very old things that happened in the past, maybe one killed some animal or whatever and forgot about it, and then this comes up. E attraverso la pratica si affina la sensibilità e quindi può succedere che qualche cosa molto vecchia dal passato venga a galla, ad esempio ci si ricorda di aver ucciso un animale nel passato. Or meditate and suddenly feel really like somehow like as if the heart would be really dirty. O a volte il meditatore si sente come se il cuore fosse molto sporco. Yeah. Or one would reflect, oh, these things that I did, that was not wholesome. O magari sorgono delle riflessioni su cose fatte nel passato che non erano davvero buone. But here it's important to see it, but or to make peace with it. E in questo caso è importante osservare questi fattori e fare pace con essi. And that's often a process of purification, of a subtle purification of the mind. E questo è un altro processo sottile di purificazione della mente. Because a very wholesome sense of shame and remorse is arising. It's not an unwholesome guilt, but a very wholesome sense of shame and remorse. Perché sensazioni di vergogna e di rimorso molto spesso sorgono con essi. We cannot cheat our mind and heart, thinking, oh, I can do this and it will not have any effect and I can forget about it. Non possiamo prenderci gioco della nostra mente e del nostro cuore dicendo, ah sì, posso perdonare questo e lasciarlo andare. This is not possible. Questo non è possibile. So now there's a reflection that I find can be useful. Now we are in a reflection within the reflection. Bene, adesso facciamo delle riflessioni all'interno di queste riflessioni e ne ho trovata una che potrebbe essere abbastanza utile. Thinking you are far in the 80s and you lie on your deathbed. Pensa di essere sull'ottantina e che sei che sei sul letto di morte. And it's all very ordered and as we plan it. It's all very ordered and as one is planning it. Ordered. Ed è abbastanza ordinaria come cosa. In order, proper. Systematic. Ah, okay. Yeah. È abbastanza sistematico il modo in cui lo programmiamo. You don't know that it will be like that. Perché non abbiamo idea che sarà veramente così. Anyway, so and then from there looking back to your life and to see what was really important. E dal letto di morte guardati indietro alle fasi della tua vita e a ciò che è stato davvero importante. What was really important? Cosa è stato davvero importante? And then see what comes up and sometimes it can be interesting, or maybe it's just little things and not always what we expect. E osserva ciò che viene a galla. Potrebbe essere qualcosa di molto interessante, a volte cose che nemmeno ci aspettiamo. Mm-hmm. And often also what happens is that with such reflection, and also with our practice, there is a shift from outer values to more inner values.
E spesso attraverso la nostra pratica possiamo vedere dei cambi tra i valori esterni e i nostri valori interiori. Or if you think, well, you look back from now as if life has to end now. O anche pensare che guardi indietro al tuo passato da adesso come se la tua vita finisse in questo momento. And then think, oh, what was important and what would still be important but I haven't done it. E pensare cos'è stato importante e cos'è ancora importante e ancora non ho fatto. That's also an important reflection. Questa è anche una riflessione importante. Because this is something that is worth to keep an eye on. Perché è importante tenere il focus su questo anche. And is it something that you really just can live in 20 or 30 years or when you're retired, or are there aspects of it that you can integrate already now? E ci sono cose che potrai riosservare in 20-30 anni o ci sono aspetti che, ai quali, dei quali puoi prenderti cura in questo momento? So using the reflection about death, not in a distanced way, but where we really connect with our own vulnerability and our own death. Quindi utilizzare la riflessione sulla morte non in modo distaccato, ma davvero collegandola con la nostra vulnerabilità, con la nostra stessa, con il nostro stesso senso di morte. Okay. So, the next reflection, number four, it always gets nicer. La quarta riflessione diventano sempre più piacevoli. It's all that is mine, be loved and pleasing. Be loved. All that is mine, be loved and pleasing. Tutto ciò che è mio, amato e che dà piacere, Will become otherwise. Diventerà l'opposto. Will become separated from me. Diventerà, si separerà da me. So another not so easy reflection. Un'altra riflessione non così facile da fare. But we may reflect: people change. People change. La gente cambia. Children grow. They don't come, they don't want to join holiday anymore. I bambini crescono e non vogliono più venire in vacanza con noi. Or they leave the house. O lasciano la casa. Or our partners change, and they change in a way that we don't like, or in another way. O anche il nostro compagno cambia, e magari cambia in un modo che non ci piace. Yeah. Or our own outlooks and values change, and then this also makes a change in how we relate to other people. O anche le nostre visioni e valori cambiano, e questo fa cambiare il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. So, our situations change. Quindi ogni situazione cambia. A present life situation can change to a more difficult one. Le situazioni piacevoli nella vita possono cambiare e diventare più difficili. Can be that one phase becomes another phase of life. E una fase può diventare una fase differente della vita. Sometimes change is welcome, sometimes it's not so welcome. A volte i cambiamenti sono ben accolti, a volte meno ben accolti. Regarding other people, we may reflect that every meeting
also includes a separating, separation and meeting, separation and meeting. E anche quando ci relazioniamo con gli altri, possiamo notare che ogni incontro include anche una separazione. Quindi dove c'è un incontro c'è una separazione. This can be seen in small ways, like sometimes in a relationship one really meets, at the other time one may be together but one is not really meeting. E questo può essere visto sia in una relazione in cui ci si incontra veramente o anche quando si sta insieme a qualcuno senza davvero incontrarsi. And of course it's important that both can be there. Ed è importante che entrambe le cose siano lì. To meet and to be on one's own. Di incontrarsi ma anche di essere con se stessi. But we also meet and separate in ways like now you are here and you separated from some people you are close to for 9 or 10 days. Ma è anche importante osservare che ad esempio adesso noi siamo qui e ci separiamo dalle persone a noi vicine per una decina di giorni. And usually one thinks, oh well, and then I will meet them again. E poi le rincontreremo di nuovo. And chances are very, very high. E ci sono molte, molte possibilità che le rincontreremo di nuovo. But not 100%. Ma non il 100%. And I find it always interesting. When I fly or travel, I have no fear regarding flying or so. But when I'm somewhere, especially when I was in Lumbini, on long retreat, and I thought, oh God, I'm not sure if I will see people I love anymore. È una riflessione interessante che faccio. Viaggio molto e non ho particolare paura di volare, però soprattutto quando partecipo a ritiri molto lunghi mi viene questo pensiero: ah, non so se rivedrò mai più rivedrò le persone che ho lasciato. And then I thought, okay, this is because Kathmandu is such a dangerous airport. E inizio a pensare sì, perché Kathmandu è un aeroporto molto pericoloso. Yeah. Every few months a plane crashes there. Ogni pochi mesi c'è qualche disastro lì. So, but what actually happened is that there was such a sensitivity to life is not so secure as we think, and when meditating one gets more sensitive to that. Ma attraverso la meditazione si affina la sensibilità sul fatto che la vita non è così sicura come in realtà si pensa. But it doesn't mean one has to live in permanent anxiety. Ma questo non significa che bisogna vivere sempre in costante stato d'ansia. Simply to know, well, it's not so completely secure as we sometimes think. Semplicemente riconoscere che le cose non sono così sicure, assicurate come spesso si pensa. So that means to say goodbye. Can we really say goodbye? Questo significa che a volte dire addio può davvero significare darsi and l'addio. To say hello, can we really say hello? E dire ciao può davvero significare ciao. So meeting and separation is something that is part of life. Quindi incontrarsi e poi separarsi è qualcosa che fa parte della vita. So if we build all our happiness just on say one person that may change, then it's not the most secure way of happiness. Quindi basare la nostra vita sulla presenza di una persona che potrebbe cambiare non è sicuramente la cosa più adatta per vivere felici. So
there can be a delicate balance of being open, but not necessarily to cling overly. Quindi c'è un equilibrio delicato tra l'essere aperto e il l'attaccarsi a, alla situazione. And that doesn't mean that there is no warmth of heart or no compassion. E questo non significa che non ci sia compassione o mitezza nel cuore. But if something happens, one may see things in a bigger with a bigger vision, it makes more sense. Ma in caso qualcosa succedesse, ha più senso osservare le cose con una prospettiva più ampia. But for this, the reflection alone is not enough. E per fare questo, la riflessione da sola non è abbastanza. Important is to see change directly, also in our meditation practice. È importante osservare i cambiamenti direttamente durante la nostra pratica di meditazione. Yeah. And this lets it go deeper into our heart, this truth. Di modo che questa verità entri più profondamente nei nostri cuori. See, there is some phase of insight knowledge that develops in the meditation practice, which is called Bhanga Jnana. Durante la pratica di meditazione si sviluppa questo Bhanga Jnana, che è un insight che avviene attraverso la conoscenza. This is actually where the observation of change of phenomena is somehow at its peak. E questo avviene quando l'osservazione dei fenomeni e del loro cambiamento è predominante. And what there becomes very obvious is the ending of different phenomena. A thought, tuck, or a thought, ends slowly and in different ways. E ciò che è veramente ovvio in questa osservazione è la fine dei fenomeni. C'è un pensiero e poi il pensiero finisce in modi differenti. And for some meditators, for some time this is fun seeing. E per alcuni meditatori questo è anche divertente da osservare. How things disintegrate quickly. Come tutto si disintegra velocemente. But then at some point it's no fun anymore. Ma dopo un po' questo non è più così divertente. Then one says, oh, it's also about me. Poi ci si rende conto che questo riguarda anche noi stessi. But the important process is that it shows that when we cling to something that is disintegrating, this is useless. Ma l'importante è notare che quando ci attacchiamo a qualcosa che si disintegra, è un qualcosa di inutile. So not immediately, but going through certain processes, at the end the heart opens to this process of change. E quindi, magari non immediatamente, ma attraverso la pratica, il cuore inizia ad aprirsi a questi cambiamenti infiniti. But it doesn't suffer. Senza soffrire. It can be in peace. Può essere in pace. More about that tomorrow. Parleremo di più di questo domani. Okay. So, the fifth reflection. La quinta riflessione. And that's the last of these five reflections. To repeat, I repeat the first four that we get it. I am of the nature to age. I have not gone beyond aging. La mia natura è di invecchiare, non ho ancora trasceso l'invecchiamento. I am of the nature to sicken. I have not gone beyond sickness. La mia natura è di ammalarmi e non ho ancora trasceso la malattia.
I am of the nature to die, I have not gone beyond dying. La mia natura è di morire, non ho ancora trasceso la morte. All that is mine, beloved and pleasing, will become otherwise. Tutto ciò che è mio, amato e che mi dà piacere, non lo sarà per sempre. Will become separated from me. Diventerà una cosa separata da me. Okay, the fifth reflection is, and here I use a Pali word without translating it. Per la quinta riflessione utilizzerò una parola Pali senza traduzione. The word is kama. La parola è kama. And well, we may know, kama. E potremmo dire, kama. But I have to say a few words to it. I am the owner of my kama. Sono il proprietario del mio kama. I'm heir to my kama. Heir. I inherited to inherit. Ho ereditato il mio kama. Yeah, I am the heir to my kama. Born of my kama. Sono nato dal mio kama. Related to my kama. Mi relaziono al mio kama. Abide supported by my kama. E vengo supportato dal mio kama. Whatever kama I shall do, for good or for ill, of that I will be the heir. Whatever kama per, I shall do, qualsiasi kama io faccia, good or bad, che sia buono o meno buono, of that I will be the heir, I will inherit it. Questo erediterò. Mm-hmm. Thus we should frequently recollect, it says. Questo andrebbe ricordato frequentemente. So karma is not fate. Quindi karma non è una questione di fede. Buddha defines karma. Fato. Yeah. The Buddha defines kama as the intention. Il Buddha definisce kama come intenzione. An action that has an intention behind it. Un'azione che ha un'intenzione alle sue spalle. So it depends what kind of intention is there. Is it a wise intention? Is it a foolish intention? Quindi tutto dipende dal tipo di intenzione che c'è dietro. È un'intenzione saggia? È un'intenzione folle? And we can it can be thoughts, it can be words, it can be actions. E questo può essere un pensiero, una parola, un'azione. And this always has a result. E questo ha sempre un risultato. It cannot go without one. Non può succedere senza un risultato. At least it is strengthening Neigung, inclination. Inclination of the heart. E questo rinforza l'inclinazione del cuore. So, for example, any desire that is kind of acted out compulsively strengthens desire and the compulsive acting out. Ad esempio, qualsiasi desiderio che viene fatto in modo compulsivo rafforza desideri compulsivi. Any thought of hatred is strengthening thoughts of hatred. Ogni pensiero di odio rafforza pensieri di odio. Or self-hatred. O anche di odio verso se stessi. Or any thought of benevolence strengthens the inclination to benevolence. O qualsiasi pensiero di benevolenza rafforza l'inclinazione verso la benevolenza. So here the Buddha says, whatever a practitioner frequently thinks and ponders upon, this will become his inclination of his mind.
E il Buddha dice, qualsiasi pensiero l'individuo pensa e continua a pensare, questo diventa l'inclinazione della sua mente. And then give some similar examples like I have given here. E dà diversi esempi, Or come vi ho dato io. one American Dharma teacher, Joseph Goldstein, uses to say, he says, we always practice. E un insegnante di Dharma americano, Joseph Kunster, di solito dice: noi stiamo praticando costantemente. Also in our daily life, even if we don't know it. Anche nella nostra vita quotidiana, pur non rendendocene conto. So if we are lazy, then we practice laziness. Quindi, se siamo pigri, pratichiamo pigrizia. If we have emotions of ill will and aversion, we are practicing ill will and aversion. Se abbiamo emozioni di avversione e malevolenza, questo pratichiamo. If there are thoughts of compassion, we practice compassion. Se abbiamo pensieri compassionevoli, pratichiamo If there compassione. are mindful moments, we practice mindfulness. Se viviamo momenti di consapevolezza, pratichiamo consapevolezza. So actually this law of Kamma and Vipaka, it is called Kamma is the active doing, Vipaka is the result. La legge del karma e vipaka consiste nel karma, che è l'azione, il fare, e vipaka è il risultato. Because people sometimes say, oh, this is my karma, but actually it's my Spesso la vipaka. gente dice: ah, questo è il mio karma, ma in realtà è il mio vipaka. And we can't do much about that, but we can do something about how we relate to it. And the relation to it, this is what creates the new karma. E non possiamo fare molto riguardo a quello, ma possiamo cambiare il modo in cui noi ci relazioniamo a questo. E il cambiare il modo in cui ci relazioniamo al karma può creare un nuovo karma. So there is the possibility of give some direction in life. Perciò c'è la possibilità di cambiare la direzione nella vita. And here I'm not talking about future lives and whether we are reborn or not. It can be seen in this life. E non sto parlando di una vita futura o nelle prossime vite, quando rinasceremo. Questo può essere fatto nella vita presente. And here I would like to quote Thai nun, Buddhist nun who lived in the last century of 20th century. E vorrei citare una monaca buddista thailandese che visse nel XX secolo, Mi Chi Kao. Viji Kao. Any Thai person would say this is wrong. It's magic cow. Qualsiasi persona Thai direbbe che la mia pronuncia è sbagliata, quindi So non lo ripeto. I'm sure I pronounced it wrong. Quindi sono sicuro di averlo pronunciato sbagliato. But not important. She said, born into this world, you have to rely on your own inner wisdom. Una volta nato in questo mondo, devi fare affidamento alla tua saggezza interiore. You can search for pain or for joy. Puoi ricercare dolore o gioia. You can aspire things that have value and such things that are completely without any value. Puoi ispirare cose che hanno valore e altre che non ne hanno del tutto. Depending on the direction that you take, it can take you to heaven or hell. In base alla direzione che prendi, questo può condurre al paradiso o all'inferno.
or the path to Nibbana. O sul sentiero del Nibbana. You can find everything. It's up to you to decide which direction you take. Puoi trovare qualsiasi cosa. Dipende da te decidere che direzione prendere. And I don't think she speaks about heaven or hell in some other existence, but it's our own inner heaven and hell that we can create. E non credo che lei si riferisca al paradiso e all'inferno in un'altra dimensione, ma proprio al paradiso e all'inferno che possiamo creare qui nella nostra vita. And also just in one retreat we can meet these heavens and hells. E già in un solo ritiro possiamo incontrare questi diversi paradisi e inferni. And we can make experience of how does it get me to this rather hell experience? E possiamo osservare cosa ci conduce a questa esperienza di inferno. Or how does it get me to the more heavenly experience? O cosa mi conduce a questa esperienza paradisiaca? And what does it need to strengthen and develop in order to be to deal skillfully also with the more hell experiences? E anche cosa c'è bisogno di sviluppare così da poter avere più capacità di andare verso esperienze sane. How am I creating my own suffering? In che modo creo le mie sofferenze? And what can be done not to create it? E cosa posso fare per non crearle? That should be the topic of tomorrow's Dhamma talk.